Buongiorno a tutti, in questo nuovo tutorial vi mostrerò come fare questa sfiziosissima e semplicissima copertina per bambini che io ho deciso chiamato Sweet Baby. E per quanto riguarda il filato, io ho deciso di lavorare il filato della Mistrico Filati linea Malindi Color Batik, che è un 100% cotone gasato mercerizzato e ha queste splendide sfumature. Io ho usato questo colore, che è il colore, ve lo dico subito che numero è, il colore 7, per poter realizzare questa copertina che è larga 60 centimetri e lunga circa 72 centimetri. Per poterla lavorare io ho utilizzato il classico filato, il classico punto chevron, e alla fine ho utilizzato due di questi gomitoli. Voglio farvi vedere anche altri gomitoli ed altri colori per poterla realizzare. Vedete, qui abbiamo dello sfumato con il viola e con il marrone, che è lo stesso filato che ho già utilizzato per creare una maglietta. Se volete fare qualcosa di un po' più particolare, per non fare sempre le solite copertine o rosa o celesti, potete sfruttare queste tonalità, anche vanno anche sul verde e sul beige, oppure per una copertina maschile, invece di usare il solito blu, potreste sfruttare quest'altro colore, che è il colore numero 5, che ha invece queste bellissime sfumature del verde, verde chiaro, verde scuro, un po' di ghiaccio e di marrone. Io la trovo molto perfetta per fare questo genere di copertina, perché come potete vedere si creano queste onde, quindi va benissimo se usate i colori classici, però se puntate su questi colori un po' più particolari, copertina, nonostante io non abbia fatto nessun bordo, viene molto particolare. E vi ripeto, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 3,5. Quindi, se volete fare la copertina più larga e più lunga, vi consiglio tre gomitoli, perché io due gomitoli li ho usati quasi del tutto. Dell'ultimo gomitolo mi è rimasto proprio pochissimo, pochissimo. Quindi potete utilizzare per farla più larga e più lunga tre gomitoli lavorando con l'uncinetto del 3,5. Potreste lavorare anche con quello del 4, ma come potete vedere, è venuta bella morbida anche con quella del 3,5. Il punto dello chevron che ho usato io è un punto leggermente forato che va a creare queste strisce in alto, vedete, separate qui da questi fori, strisce di fori, se vogliamo chiamarli così, e l'effetto onda è dato non solo dal punto, ma anche dal tipo di filato. Proprio si creano queste onde che io trovo veramente molto carine. Quindi ripetiamo, una copertina molto molto semplice con una variante del punto chevron che si può realizzare in pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa copertina vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete attaccarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio. E vi ricordo inoltre che in descrizione vi lascerò il link al sito per poter acquistare il mio filato anche in altri colori. Se desiderate un filato a tinta unita, vi consiglio il baby cotton o anche l'only lino, perché va benissimo anche quello per poter essere usato per fare delle copertine dei bambini. E un altro filato che vi consiglio, se la volete invece un po' più pesante ma sempre estiva, è la bella cotton. Anche in quel caso il filato è un po' più spesso, quindi utilizzate almeno 3-4 gomitoli, però vi posso assicurare che la copertina verrà comunque bella sfumata, però un po' più spessa, quindi da utilizzare anche all'inizio quando ci sono i primi freddi. Allora, per realizzare questa coperta io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Malindi Color Batik, che vedete qui ho diversi colori. Vi dico già che per montare che per avere questa copertina, che è larga circa 60 cm, io ho montato 106 catenelle, ossia una lavorazione che si ottiene su un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunte altre 10 catenelle. Quindi per questo io ho preso 106 catenelle, però per chi vuole farla più lunga, mente più catenelle contando sempre un multiplo di 12, a cui aggiunge poi le ultime 10. Lavorerò con l'uncinetto del numero 3,5 e io nel mio campione ho montato invece 34 catenelle, quindi un multiplo di 12 a cui ho aggiunto 10 catenelle, e quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare una catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa. Salto la prima delle mie 20, 34 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. A questo punto realizzo 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due e tre. 2 catenelle di separazione, una e due. Vado nella catenella successiva e vado a fare altre 4 maglie alte, una, due, tre e 4. E adesso
Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e ricominciamo. Vado a fare 4 maglie alte, una in ogni catenella. Una, due, tre e quattro. 2 catenelle di separazione. 1 e 2, vado nella catenella successiva di nuovo da fare 4 maglie alte. Una, due, tre, quattro. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e nuovo 4 maglie alte, una in ogni catenella. Una, ops, una, due, tre e quattro. 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e di nuovo vado a fare, scusate, devo tirarmi un po' di filo. 3 maglie alte, perché adesso solo vedete, questo è quello che facciamo tutto il giro e adesso andiamo a fare quello che facciamo alla fine del giro. Quindi andiamo a realizzare 3 maglie alte, una, due e tre. Una maglia alta non chiusa nella catenella successiva, una maglia non chiusa nell'ultima catenella. Chiudiamo le due maglie alte insieme. E abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare sempre il primo giro, però adesso abbiamo una lavorazione diversa in quanto non abbiamo le catenelle ma abbiamo le maglie alte. E andiamo a fare 2 catenelle che sono questa prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte. Una e due. Una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, una e due, prendo il filo, rientro e una maglia alta. E adesso andiamo a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta successiva, quindi una, due e tre. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due e tre. Una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle. 2 catenelle di separazione, rientro altre due maglie, un'altra maglia alta. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Una, due e tre. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Salto le due maglie alte chiuse insieme, vado alla successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due e tre. Una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. 2 catenelle, una e due. Rientro e di nuovo una maglia alta. E adesso andiamo a terminare il giro. Una maglia alta sopra le due maglie alte, quindi una. E due, ops, e due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte, mi giro la lavorazione e rifaccio sempre lo stesso giro. Quindi continuiamo a lavorare il giro per tutta la lunghezza. Io nel video naturalmente alla fine vi dirò quante volte ho lavorato, quanto è venuta lunga la lavorazione e quanto filato ho usato.
Ho terminato di lavorare la coperta, ho lavorato per 70 centimetri e ho deciso di non fare il bordino perché vedete si è creata questa onda sia sopra che sotto che mi piace tantissimo. Quindi sembra un po' grezza forse, però l'effetto che dà comunque la lavorazione e il filato mi consente di non andare a fare alcun bordino. Quindi la mia copertina è terminata.